Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, nel video di oggi volevo provare ad utilizzare questi stencil e questi stampini che ho ricevuto dal sito di Global Land. Global Land è un sito che vende materiali di diverso tipo ideali per il fai da te. In particolar modo hanno un'altissima scelta di fustelle. E ragazzi, hanno di quella roba per Natale che dovete assolutamente andarla a vedere. E poi hanno moltissimi stampi in silicone, un sacco di materiale per lo scrapbook, stencil, washi tape, stickers e un sacco di prodotti molto molto carini. Poi adesso che sta arrivando il Natale, hanno davvero delle cose che sono pazzesche. Vi mostro per esempio questo set di fustelle per realizzare, insomma, progettini dedicati al Natale. Ho questo bellissimo per i biglietti di auguri. Ho questo con l'albero di Natale, molto carini anche per esempio per le etichette da attaccare i pacchi regalo. Insomma, hanno cose per tutto l'anno, ma quelle di Natale sono quelle che io amo di più in assoluto. Vi ricordo, se volete, giù nell'info box trovate il link per quanto riguarda il sito, più tutti i link dei prodotti che utilizzo oggi, ma anche un codice sconto che è Serena5, che potete utilizzare nel caso abbiate bisogno di qualcosa. E niente, chiusa la parentesi, quello che volevo fare oggi era utilizzare appunto questi stampi e alcuni di questi stencil, magari un po' più particolari, non per realizzare un'agenda, ma per creare un biglietto d'auguri. E niente, direi di iniziare. Dunque, gli stencil sono questi e direi di andare a scegliere qualcosa che potrebbe tornarmi utile per il mio progettino fai da te. Allora, direi che questi non mi servono, o almeno non credo. Questo qui può sempre tornarmi utile perché c'è tutto l'alfabeto, sia in maiuscolo che minuscolo. I quadratini in qualche modo si possono utilizzare, anche se non so se nel progetto di oggi potrò utilizzarlo. Questo qui invece è molto molto adattabile anche per il progetto che voglio fare oggi. Quindi vediamo se lo utilizzerò. Anche queste forme, direi, questa rete a nido d'ape, molto molto utile per il progetto di oggi. Adesso vedremo però alla fine quali andrò ad utilizzare, perché ovviamente non posso utilizzarli tutti. Anche questi pallini potrebbe essere utile per realizzare qualche pois. Questo per il momento non credo che mi serva. Questo qui ha di utile alcune emoji e queste etichette. Quindi possiamo per il momento tenerla qui. Questa qui non credo oggi di utilizzarla. E neanche questa, e neanche questa. Questa potrebbe tornarmi molto utile grazie ai vari disegnini e a tutti i banner che contiene. Anche questa direi molto utile, e questa è esattamente quella con cui avevo l'idea, mi era partita l'idea, insomma, di realizzare il progetto di oggi, quindi lo teniamo. E questo potrebbe essere utile, ma dal momento che ho già la scheda con tutto l'alfabeto, questa qui oggi non mi serve. Per il mio progetto di oggi ho scelto un foglio di carta ruvida e in più mi aiuto anche con i miei pastelli acquerellabili e un cartoncino rosa. Come prima cosa taglio in quattro il mio foglio bianco. Piego di nuovo a metà. Ora quello che voglio fare è decorare questa carta in modo molto classico, e appunto per questo avevo scelto la rosa. Ho scelto un pastello fucsia per realizzare i disegni e vado semplicemente a colorare la parte interna del mio stencil in modo leggero e anche non troppo preciso, perché comunque poi andrò ad acquerellare il disegno. Cambio colore e anche decorazione dello stencil. Vado a scegliere questo ramo di foglie in modo da riempire un pochino i buchi che sono rimasti un po' vuoti. A questo punto, che il foglio mi sembra piuttosto completo, con acqua e pennello vado a ripassare i disegni che ho appena realizzato con gli stencil in modo da renderli molto molto leggeri.
come una specie di ombra nella carta. Ok, l'effetto finale che volevo avere era molto più leggero e delicato di questo, volevo che fosse quasi un'ombra sul foglio di carta, ma credo di aver sbagliato i colori, avrei dovuto utilizzare dei colori più leggeri. Non importa, il mio progetto può comunque andare avanti. Passo a realizzare un'etichetta, mi aiuto con questo stencil che però allungo un pochettino perché altrimenti è troppo piccolo per quello che devo utilizzare io. Ritaglio. Stessa cosa la vado a realizzare con questa etichetta qua e ne creo due. Ritaglio anche queste. Ora decoro la mia etichetta con un pennarello nero, vado a realizzare una sorta di cucitura tutto attorno all'etichetta andando a creare dei piccoli tratteggi lungo i bordi. Stessa cosa anche con questi due. Scrivo gli auguri all'interno dell'etichetta. Ora piego a metà il mio foglio rosa. E nuovamente a metà, e questa sarà la base del mio biglietto di auguri. Vado a togliere circa un centimetro su un lato lungo e un centimetro su uno dei lati corti. A questo punto mi resta solo che assemblare il mio biglietto, quindi incollo la carta con le rose al centro del cartoncino rosa, poi incollo le due etichette rosa sul lato corto dell'etichetta di auguri, sia da un lato che dall'altro. Questo sarà il risultato. Ora attacco questa etichetta sul mio bigliettino d'auguri e lo metto leggermente storto, in questo modo. E ora finisco di decorarlo utilizzando questo stampino su due angoli del biglietto. Come ultimo dettaglio ho pensato di incollare anche delle farfalline che ho realizzato con un po' di cartoncino rosa. Disegno le antenne e il mio bigliettino è ultimato. Qui all'interno si possono ovviamente scrivere tutti gli auguri. E niente, con questo è tutto, questo qui è il risultato finale. Non è esattamente come l'avevo in testa perché io me lo immaginavo leggermente più chiaro, ma fatemi sapere comunque il risultato secondo voi come è venuto. Tutti i materiali per realizzare questo bigliettino li trovate sul sito di Global Land, vi lascio giù nell'info box sia il link del sito che il link di tutti i prodotti che ho utilizzato oggi e il codice sconto che potete appunto utilizzare sul sito. Con questo è tutto, ora tocca a voi, aspetto di vedere tutti i vostri progettini, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!